Ciao a tutti, sono Salvatore, Ippocampo di Melablog, e oggi proviamo insieme il Wheezy di Icon. Il Wheezy è un accessorio che consente di trasferire audio da un dispositivo come un iPhone o un Mac a un impianto Hi-Fi o a un qualsiasi altro apparecchio dotato di ingresso audio integrato. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della scatola. C'è il semplicissimo libretto di istruzioni in lingua inglese con dei punti facilissimi da seguire, poi li vedremo insieme. Un cavetto jack e RCA per collegare il Wheezy al nostro impianto Hi-Fi. In alternativa è presente un cavo jack to jack. La presa di alimentazione è ancora imballata. Dolci in fondo il nostro bel Wheezy, che è disponibile in quattro colorazioni diverse, ma che abbiamo noi in questo rosso natalizio, in pieno spirito di Natale, appunto. Una volta preso in mano, Wheezy si sente molto leggero, veramente leggerissimo, poco più piccolo di una Apple TV. Non ci sono viti a vista, un design elegante. Totalmente prodotto in Italia, questo lo sottolineo, visto che in questo momento è veramente difficile trovare dei prodotti realizzati e progettati interamente in Italia. Ha una sola spia, un solo LED che vedremo semplicissimo da interpretare, e nella parte posteriore presenta due pulsanti e due facilissimi ingressi: pulsante il volume, pulsante on/off. Ingresso audio e alimentazione. Vediamo ora come collegare il Wheezy al nostro iPhone. Innanzitutto è bene sottolineare che la distanza massima di funzionamento dichiarata da Icon è di 100 metri. In realtà si parla di 100 metri in linea d'aria. Utilizzando il dispositivo in un normale appartamento si parla di 2-3 stanze di differenza senza problemi, quindi si può gestire anche un impianto casalingo da più di una stanza. Semplicemente andiamo ad aprire l'applicazione impostazioni su Bluetooth, parte la ricerca di dispositivi e viene visualizzato nel menu Wheezy 158 in questo caso con accanto non abbinato. Andiamo a cliccare, parte la solita rotellina che ci chiede il PIN. Il PIN è 1234, è un PIN standard. Abbiniamo il dispositivo, vediamo lampeggiare l'icona del Bluetooth, siamo connessi. Immediatamente dopo la connessione, il LED del Wheezy diventa fisso, blu fisso. Andiamo ora a provare il dispositivo. Apriamo l'applicazione iPod e in questo caso per l'occasione sfruttiamo la nostra playlist degli spot Apple e partiamo. Sentite la musica che sentite dalle casse del nostro impianto Hi-Fi. Gestiamo il volume direttamente dall'iPhone. E vedete questa nuova icona, che è l'icona di AirPlay. Ci mostra le possibilità di dare l'audio a uno di questi due dispositivi. Rimangono le casse dell'iPhone. Sentiamo che è appena passato sull'iPhone. E il Wheezy. L'icona diventa blu se stiamo utilizzando il Wheezy ed è bianca se invece stiamo utilizzando l'iPhone. I due volumi sono separati. Cambiamo canzone. Vedete, la risposta è immediata, praticamente istantanea. Possiamo lasciare lo streaming audio e intanto fare quello che vogliamo, leggere le mail. Come al solito, lo streaming audio continuerà in background. Andiamo ora a testare il funzionamento dell'accessorio con altri tipi di applicazioni. In particolare lo proviamo con Angry Birds.
vediamo che la musica continua in streaming, se noi non la blocchiamo, andiamo a bloccarla e sentiamo semplicemente l'audio del gioco dalle casse dell'hi-fi. Se questo con Angry Birds non può che divertire con l'aggiunta della musica, con altri tipi di applicazioni, vediamo, il Game Center non funziona, con altri tipi di applicazioni la cosa si fa più interessante. Andiamo per esempio ad utilizzarla con un'applicazione di simulazione di guida. In questo momento stiamo provando il Wheezy con GT Racing di Gameloft. Devo dire che l'effetto audio è veramente impressionante. Ups, la mia Ferrari Enzo avrà qualche graffio. Utilizzando Real Football sembra di essere allo stadio. Il tifo è veramente realistico. Gol! Proviamo ora il Wheezy con un'applicazione musicale. Iniziamo da guitar. Il nostro Gianni ci suonerà Hotel California degli Eagles. Quello che possiamo notare, non so se si vede anche in video, è un leggero ritardo nella riproduzione rispetto a quando si clicca sullo schermo. Ritardo che non esiste nell'applicazione di solito. L'esperienza è comunque godibilissima. Passiamo ora a un'applicazione di piano. Proviamo ora multipiano. Anche utilizzando questa applicazione si può notare il ritardo che dicevamo prima con guitar. Penso sia dovuto al Bluetooth. Anche in questo caso comunque è possibile farci l'abitudine. Purtroppo abbiamo notato una mancanza di compatibilità con alcune applicazioni musicali, come quelle di Smule, in cui è necessario fare una performance in tempo reale. Andiamo a provare una canzone. Vediamo che l'audio esce dall'altoparlante dell'iPhone e non dalle casse come dovrebbe essere. Questo non si verifica con altre applicazioni musicali come Guitar Hero e quelle che abbiamo già visto. Già accennato, il Wheezy non è un accessorio esclusivo per iPhone, possiamo utilizzarlo con tutti i dispositivi audio provvisti di Bluetooth, o almeno con quasi tutti. Andiamo a collegare il nostro Wheezy già associato, cliccando su come usa come dispositivo audio. Andiamo a vedere l'icona del Bluetooth e adesso apriamo iTunes. Funziona perfettamente. In questo caso il ritardo è praticamente inesistente. Sentite il cambio di volume brusco. A proposito di volume, vi faccio vedere come gestire il volume dal dispositivo. Vediamo il pulsante del volume. Ha quattro posizioni preimpostate. Le scorriamo, chiaramente sentiamo i vari livelli di volume che aumentano. Siamo un dispositivo veramente leggero. Mentre iTunes continua a suonare, vi dico una cosa che avevo dimenticato poco fa. Durante le chiamate con iPhone, il Wheezy smette di mandare l'audio in streaming. Dicono sul sito ufficiale questo per aumentare la privacy della chiamata.
quindi è impossibile utilizzarlo come accessorio viva voce. A questo punto non mi rimane che tirare le conclusioni. Il Wheezy è un dispositivo leggero, funzionale, e manda audio ad alta qualità. È sicuramente un'idea regalo ottima per questo Natale, considerando che costa solo 69 euro per un prodotto realizzato e sviluppato interamente in Italia. Non è un costo eccessivo. Vi ricordo che su Melablog potete trovare tantissime idee regalo per il vostro Natale, tutte in stile Apple. Ci vediamo su Melablog.